Dico spesso che la vita è fatta di incontri. Gli incontri possono dare origine a dei cambiamenti e cambiare la direzione della tua vita. La mia vita ha avuto un cambio di direzione quando ho incontrato il Milan Approach e i suoi due padri fondatori di questo pensiero e di quel modo di fare terapia, Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchini. C'è un antecedente. Avevo incontrato prima di loro qualche cosa che mi aveva colpito molto. All'università, durante il corso di antropologia culturale, si organizzò, il professore Gualtiero Harrison organizzò un seminario che aveva il titolo Come la caduta del muro di Berlino influenzerà sul turismo a Venezia. Questo titolo mi colpì molto, era 1989, era appena caduto il muro di Berlino, eravamo stati da pochissimo a Praga, io e i miei compagni di università, e al rientro ci siamo accorti appunto di questo titolo, no? E volevamo partecipare a questo seminario un po' strano che metteva in connessione la caduta del muro di Berlino con il turismo a Venezia. Però per poter partecipare al seminario si doveva dar prova di aver letto un libro propedeutico, e il libro era un libro di Robert Pirsig, il primo libro di Robert Pirsig, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Andai subito a comprarlo e lo lessi in un giorno e in una notte. L'indomani andai al seminario in università e fui ammesso al seminario, e il testo di riferimento che si sarebbe utilizzato durante il seminario era Verso un'ecologia della mente di Gregory Bateson. Devo dire che fu un'esperienza interessantissima, perché leggevamo Bateson e ascoltavamo Harrison e non capivamo esattamente che cosa ci volessero dire queste due persone, l'uno attraverso le pagine scritte, l'altro attraverso le sue lezioni, però capivamo che c'era qualche cosa di importante, qualche cosa di interessante. Ecco, quando poi ho scoperto che c'era una scuola di specializzazione che utilizzava il pensiero di Bateson come uno dei pensieri di riferimento più importanti, non ho avuto dubbi, mi sono iscritto subito. E questa scuola era a Milano, a pochi passi da casa mia, io abito a Monza, e quindi per me fu straordinario riuscire a fare una scuola di specializzazione che mi insegnava il pensiero di Gregory Bateson. Non solo. Io penso che Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchini siano due tra i diversi esempi, due tra i migliori esempi però di applicazione del pensiero di Bateson in psicoterapia. Per me è stato straordinario poterli vedere in azione durante le terapie, durante le discussioni in aula, perché riuscivano anche con una certa semplicità, che era la cosa che colpiva sempre tutti, a tradurre un pensiero molto complesso come quello di Gregory Bateson in azioni cliniche, in azioni terapeutiche che colpivano appunto per la loro semplicità, scusate. Allora, questo è stato un cambio importante. Il Milan Approach è una forma di pensiero, ma anche una forma d'azione, una forma di azione appunto ispirata da un pensiero complesso e da un pensiero che non è preconfezionato e soprattutto non si affida a, come dire, a una tecnocrazia come spesso vediamo fare in alcune, secondo me, derive in ambito psicoterapico. Cioè, qualche volta sì, gli allievi
chiedevano ancora oggi, qualcuno dice ma le tecniche, fate, insegnateci le tecniche, ma la risposta che sempre Bosco e Cecchin davano era: qui siete venuti per imparare un modo di pensare, e attraverso quel modo di pensare che troverete poi la forma dell'azione che sarà accompagnata da quel tipo di pensiero. È un tipo di pensiero complesso, ma che fa attenzione, come dire, alla forma, ai pattern che connettono. Infatti il nostro potremmo considerarlo come un approccio estetico, non certo un approccio strategico, anche se di tanto in tanto all'interno di una cornice estetica utilizziamo qualche azione strategica. Ma è solo presa, come dire, in prestito, e solo per vedere che effetto può fare all'interno di un sistema umano che quando si rivolge a noi si rivolge per una difficoltà, per un problema che sta vivendo. Questo pensiero che ho appreso appunto in via Leopardi all'interno delle aule del Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato un pensiero che mi ha liberato enormemente. Inizialmente è ansiogeno, perché ti toglie, come dire, quella specie di sicurezza che però se ci pensate bene è una falsa sicurezza, cioè la sicurezza del pensiero forte, del pensiero unico, della standardizzazione, della statistica, che non vanno cancellate, che non vanno eliminate, ma vanno considerate sotto un'altra ottica, senza dargli quell'importanza che sembrano avere quando le maneggiamo, no? Ecco, uno degli insegnamenti più importanti che Bosco e Cecchin ci hanno dato e che io cerco di portare agli allievi da quando faccio il docente è appunto quello di flirtare con le idee, di non affezionarsi troppo alle proprie idee e anzi cercare, come dire, di conoscere, come insegnava anche Bezzo, no? Conoscere il modo in cui conosciamo, come mai pensiamo nel modo in cui pensiamo, no? Da dove derivano le idee che utilizziamo, come e che effetto hanno, soprattutto che effetto hanno nelle relazioni che noi viviamo. Questo è un apprendimento importantissimo. È un apprendimento che guarda la differenza come a una fonte di apprendimento, no? Cioè di ispirazione, di connessione. Comprendere bene le relazioni, comprendere bene significa non essere sicuri in maniera, come dire, forte. Qualcuno tempo fa diceva che è un pensiero debole. Non credo che sia un pensiero debole, ma è un pensiero più che debole, è un pensiero creativo. E quindi ha una sua forza, ha una sua capacità di generativa, e una capacità generativa che va oltre la psicoterapia, che è capace di mischiarsi con la tua vita e soprattutto con diversi contesti in cui può essere applicato il modello milanese, o meglio il Milan Approach, perché come giustamente ci ha ricordato Pietro Barbetta, è un approccio, non è un modello, perché appunto, come diceva lui, i modelli hanno quelle rigidità che costringono a volte di far inquadrare quello che osserviamo rispetto al modello e non viceversa, come posso adattare il mio approccio. Infatti parlare di approccio è utile proprio perché si è molto più elastici che pensare di utilizzare un modello preconfezionato. Bene, che altro aggiungere? Quello che ho imparato cerco di insegnarlo anche ai miei allievi, e soprattutto, siccome insegno al terzo anno, cerco di continuare a sviluppare il pensiero sistemico, il pensiero complesso, ma anche a offrire agli allievi la possibilità di concreta di agire, no? Guidati appunto dai riferimenti che si studiano. E quindi offriamo grandi opportunità, io cerco di offrire il più possibile delle opportunità di applicazione attraverso la clinica, attraverso progetti che abbiamo realizzato in diversi contesti,
E anche attraverso il confronto con contesti in cui, anche se non viene utilizzato il Milan Approach, c'è, come dire, una realtà di complessità, una realtà di apertura, una realtà di riflessività. Come nel caso appunto, come vedete, MAG vuol dire Milan Approach Group 2020 Trento, perché tutti gli anni, da un po' di anni a questa parte, accompagno gli allievi del terzo anno al Centro di Salute Mentale di Trento, dove esiste una realtà di aiuto molto particolare, e nello specifico quella degli UFE, cioè degli utenti e familiari esperti. Speriamo che quest'anno di realizzare anche questa edizione, perché dovevamo farla in aprile, ma sicuramente entro l'anno noi faremo questa esperienza straordinaria a Trento, in salute mentale, all'hospice, e per vedere anche appunto come le idee del Milan Approach possono essere applicate anche in diversi contesti. Arrivederci.